Preoccupazione dopo le ultime dichiarazioni del presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha minacciato una chiusura totale nel caso in cui i contagi aumentassero e le norme venissero ignorate dai cittadini. Abbiamo chiesto ai torresi se sono preoccupati per un possibile nuovo lockdown. Per alcune persone si tratta di una soluzione necessaria, data la disattenzione ed il mancato rispetto delle norme da parte di molti. Per altri, invece, sarebbe una scelta troppo drastica e dannosa per la nostra economia. Con l'aumento dei casi in Campania, il presidente della regione Campania ha minacciato un possibile lockdown. Cosa ne pensa? Io penso che la salute viene prima di tutto. Quindi è più preoccupata per la salute che per l'economia? L'economia pure è importante, però se non si osservano le norme, la legge, si arriva ai casi estremi. Secondo lei a Torella stanno rispettando la normativa? Beh, io vedo quasi tutti quanti con le mascherine. Per me ci sarà una crisi proprio totale se andiamo tutti in lockdown. Quindi non dovrebbe farlo per te? Dovrebbe prendere provvedimenti, sì, però non drastici proprio, insomma. Penso che faccia bene, perché la gente tutta la leggera. Secondo te a Torella stanno seguendo le norme? Il 50% no, il 50% sì. Siete preoccupati per il nuovo lockdown minacciato da De Luca? Ma no, preoccupati no, se si prendono i dovuti le dovute misure non è caso di preoccuparsi. Poi se i giugno, che non vuole capire, è una continuazione con questi festini, discoteche all'aperto, tanti di loro che non portano neanche la mascherina, allora certamente uno deve preoccuparsi. Però a me, come era prima, così è pure boh, perché ho sempre rispettato il sistema di De Luca. Diciamo che questo lockdown a Torre del Greco si stanno comportando bene le persone, alcuni no, alcuni però, ma il resto tutto sommato ci stiamo comportando bene, che vada avanti sempre così e mettiamo le mascherine. Penso sia giusto, assolutamente, perché non si stanno rispettando le regole. E preoccupata per l'economia? Assolutamente sì, soprattutto per quello. Grazie. Per l'economia, per i nostri giovani, per la scuola, perché già siamo messi male con l'istruzione. Quindi addirittura non andare a scuola e non cominciare ancora una scuola, addirittura non c'è un piano specifico per quanto riguarda banchi, mascherine, disinfezione e tutto, sono preoccupata, sì, ho due figli, quindi. I torresi come si stanno comportando per le norme anticontagio? Ma guarda, è a tratti, perché vedo che comunque a volte c'è quella cosa di paura, forse siamo presi dalla paura, allora subito attacco con la mascherina. A volte c'è tanto menefreghismo. E quindi a tratti, non c'è un piano specifico neanche su questa cosa, voglio dire, non ci sono controlli, non c'è niente. Lei è preoccupata per il coronavirus? Penso un po' di sì, già sarà sta accorto però. De Luca ha minacciato che nel caso di un aumento dei contagi potrebbe addirittura chiudere la Campania. Io penso che dipende sempre adesso da questi positivi che ci saranno. Io fino adesso ci ho sempre creduto, mi sono sempre prevenita, mascherine, disinfettante, però potrei ci sono già anche in dubbio. Cioè il governo, De Luca, tu cosa stai facendo per questo Covid? Ci stai dando solo le mascherine? Cioè, allora, per i vaccini, quelli là tradizionali, se ne parla a fine ottobre. Cioè, cosa ci stai dando? Cioè, quale prevenzione stai dando? Cioè non ci fai fare un siero positivo a tutti i nostri medici generici, solo chi va a scuola, chi lavora, no. Ma io questo le dico a tutta l'Italia, cioè ci sta il governo. Come dobbiamo prevenire? Solo con le mascherine disinfettante?